Benvenuti a questo nuovo incontro per quanto riguarda il progetto Regola 23. Oggi parliamo di etica del lavoro. E etica è una parola bellissima perché ovviamente tutto ciò che è etico ci ricorda qualcosa che non solo è lecito ma che è anche auspicabile. Etica deriva da ethos, che vuol dire carattere, e effettivamente l'etica è la scienza, la filosofia che parla del carattere dell'uomo. Cosa è etico, cosa è morale? E secondo me è molto importante capire che oggi spesso ci allontaniamo da quella che è un'etica del lavoro, dal fatto che ogni giorno noi abbiamo a disposizione un numero di minuti che spesso perdiamo perché non li contabilizziamo. E allora una delle cose più importanti di questa etica del lavoro è iniziare a contabilizzare le proprie giornate. Quando io so che della giornata di oggi, che è fatta all'incirca di 1440 minuti utilizzabili, una parte la utilizzo per mangiare, la parte per dormire non la contabilizzo proprio, una parte la utilizzo per lavorare, il resto lo utilizzo per crescere e divertirmi. E allora è importantissimo questo discorso di separare in compartimenti stagni la giornata e lavorare su quella che è la nostra etica del lavoro, perché spesso non abbiamo qualcuno che ci dica tu fai questo in questo modo, spesso dobbiamo essere noi ad autodisciplinarsi. E allora per autodisciplinarci bene è importante dividere bene la giornata in spicchi di tempo. Immaginiamo la giornata come una torta e a sera dobbiamo essere in grado di fare di questa torta un'analisi, vedendo qual è lo spicchio del divertimento, qual è lo spicchio del lavoro, qual è lo spicchio della crescita personale. E quindi ti invito veramente a considerare questo. Ogni giorno fai in modo che quando ti alzi la tua giornata sia già stata pensata, magari la sera prima, con una to-do list, con una lista delle cose da fare. E quando hai questa giornata già ben divisa, vedrai che il tuo senso di soddisfazione aumenterà. Perché? Perché aumenta il senso di soddisfazione quando portiamo a compimento dei progetti. Se ci alziamo e bighelloniamo e non sappiamo cosa fare e magari accettiamo la chiamata dell'amico che ci dice ma facciamo questo o quest'altro all'improvviso, ovviamente arriveremo a sera e spesso non saremo nemmeno contenti di come sarà andata la giornata. E questo perché? Perché non abbiamo diviso il nostro tempo. Quindi, per tornare all'etica, che è il nostro carattere, ricordiamoci questo: se vogliamo essere felici dobbiamo essere in grado di fare dei progetti, questi progetti incasellarli nello spazio-tempo della nostra giornata e a sera riuscire a dire ok, io ho portato a compimento questa cosa, o se non l'ho portata a compimento questo è il motivo per cui non sono riuscito a portarla a compimento. Questo ci regalerà più autostima, perché ci farà sentire più confidenti in noi stessi, perché la nostra vita l'abbiamo decisa noi e non gli altri. Grazie per aver ascoltato questa piccola pillola di progetto Regola 23. Grazie, ciao.